Su Spettacolo Mania, Giusy Ferreri, grande piacere, come stai? Piacere mio, una buona giornata a tutti, sto molto bene, sono molto felice, oggi è una bella giornata importante, piena di gratificazioni, sì. Qui bene. Noi ci siamo incontrati a Sanremo, quando sì, poi dopo pochi giorni uscì il tuo album Cortometraggi, sì. E da Cortometraggi poi, cammina cammina, siamo arrivati a questa canzone, giusto? Che è Il meglio di te e che è la colonna sonora praticamente di questo film. Sì, allora probabilmente era un po' come se fosse nell'aria, allora c'è da dire che effettivamente prima che iniziassi a lavorare all'album Cortometraggi, che è uscito nel 2021, nel 2020 avevo ricevuto la telefonata di Fabrizio Maria Cortese. Eravamo nel pieno periodo di pandemia, appunto mi chiedeva se era un tipo di esperienza che poteva interessarmi. E io ho colto l'occasione al volo, in realtà era uno dei miei grandissimi sogni. Ed è stato tutto molto naturale, per cui poi ho letto la sceneggiatura del film, e ho riutilizzato una musica che avevo scritto nel 2005, ho riscritto sopra la melodia il testo in base alla sceneggiatura che ho scritto, perché mi ha dato delle altre vibrazioni e quella musica era rimasta inutilizzata perché non ero molto convinta di quello che avevo scritto prima ed era perfetto per questo tipo di esperienza, per diciamo questo tipo di progetto, sì. Un incastro perfetto, insomma, artisticamente. Senti, nella canzone si dice, vabbè, si dice spesso, no? Ti amerò per sempre. E questo film forse, no? Prova che questa cosa potrebbe anche essere vera nonostante tutto. Quanto conta raccontare l'amore nelle canzoni, ma raccontarlo in modo ovviamente intelligente? Parlare di un amore per sempre è sempre difficile, vero? Mi ricordo anch'io, anni fa scrissi una canzone dove appunto partiva dicendo come già si sa per l'eternità niente non durerà e parlavo d'amore, ero anche più giovane. Ad oggi la penso in maniera differente, si vedono tantissime coppie insomma di persone che stanno insieme da una vita e questo è bello, è lodevole insomma dell'impegno sentimentale che si prende e questo film insegna parecchio, insegna a capire anche laddove è necessario alle volte superare delle grandi difficoltà e il sentimento e la passione vanno oltre ogni cosa. Per cui il perdono è la chiave di tutto. Ti piacerebbe fare una colonna sonora di un film, non solo con una canzone, proprio curare proprio un tappeto musicale di un film? Devo dire che sarebbe impegnativo, sì, sarebbe impegnativo, ma sarebbe veramente stimolante, assolutamente sì. E dipende un po' anche dalla sceneggiatura, poi tutto nasce da lì, insomma, si riesce a trovare la quadra giusta, però insomma sarebbe una cosa molto, molto grande. Arrivi da tanti live, posso chiederti i tuoi progetti discografici o ancora concerti? Allora sì, sicuramente sarò in tour quest'estate con il percorso appunto da solista Giusy Ferreri con la mia band che mi accompagna diciamo da parecchi anni, che è consolidata diciamo da anni. E sto lavorando un secondo progetto che non come solista ma proprio come band, ci chiamiamo Bloom, tra non molto sveleremo qualcosa per cui mi darò da fare diciamo su due percorsi artistici. Viva sempre la musica! Assolutamente sì, la motivazione soprattutto. Un saluto a tutti gli amici di Spettacolo Mania. Ciao!